appuntamento qua su Teleidea insieme ai sindaci del nostro territorio per tracciare un bilancio del 2017. Con noi in studio Iuri Bettollini, benvenuto sindaco. Benvenuti a voi, grazie e grazie per l'invito e per l'opportunità. Sindaco del Comune della città di Chiusi, con orgoglio. Con grande orgoglio, no? la Chiusi è una città bellissima, una città da amare. È una città da far anche amare, quindi l'orgoglio di poter fare il sindaco di questa città, che ha rappresentato ovviamente un punto di grande riferimento nella storia, è per, per noi insomma, un motivo di grande orgoglio, di grande impegno eh, per poterla amministrare nel migliore dei modi. Dalla storia si riparte dovremmo dire perché in realtà un anno e mezzo più o meno del, del mandato quasi e eh, tanto si è investito in storia, in cultura in tradizione in questo periodo per eh, promuovere Chiusi stessa Sì, questo assolutamente è vero rivendichiamo con forza l'azione che abbiamo deciso di fare con l'Unione dei Comuni della Valdichiana dove abbiamo finanziato eh, diciamo per la prima volta in maniera stabile nel bilancio il piano triennale della promozione turistica dell'Unione dei Comuni quindi ehm, ci ha visto fare una scelta di campo, quella l'idea di non solo promuovere chiusi ma di promuovere chiusi nell'ambito dell'area della Val di Chiana, abbiamo visto che la Val di Chiana ha grandi potenzialità quindi ci siamo voluti aggangiare con la nostra progettualità, quindi una scelta ben precisa che è andata a finanziare la nostra quota parte ovviamente, che ha già avuto un importante ritorno nel territorio, quindi la strada del vino nobile e dei sapori della Valdichiana sta lavorando molto bene e quindi si sta vedendo diciamo, i primi ritorni di questo investimento che poi ovviamente eh, si inseriscono in un ambito di una progettazione che più si sta facendo nell'ambito del distretto eh, culturale e turistico dell'Etruria meridionale, la cosiddetta Experience Etruria, stiamo disegnando, abbiamo già disegnato i confini, abbiamo disegnato il distretto, abbiamo avuto la certificazione del Ministero, stanno arrivando anche dei finanziamenti da parte della Regione Toscana. Quindi significa provare a mettere insieme le azioni che possiamo fare come Unione dei Comuni ma anche quelle personali di ogni comune. E qui la bellezza sta nel fatto che abbiamo disegnato le vie di comunicazione, cioè ovvero tutte eh, partendo dal banchetto Etrusco, ovviamente chiusi è stata la capitale da Dode Capo Etrusca e quindi non potevamo non ripartire dalla nostra identità, quell'identità ci sta collegando alle grandi città come Viterbo e come Orvieto, ma anche come alcuni comuni della Tuscia o comunque del, dell'Orvietiano, abbiamo visto che eh, ripercorrendo, o meglio, i, disegnando delle strade legate al banchetto etrusco, stiamo trovando delle vie di collegamento tra le varie città che hanno la medesima identità eh, da condividere e questo è un momento in cui ci scambiamo la promozione territoriale, è un momento in cui soprattutto nel turismo scolastico quest'anno avremo, eh, nel 2018 avremo delle opportunità maggiori rispetto anche alla intraprendenza delle nostre guide turistiche eh, chiusine quindi ci sarà un modo per eh, ecco, contenere la, e, e sviluppare al meglio la promozione della nostra città. Città. Poi io mi immagino che comunque chiusi debba eh, in qualche maniera distinguersi e quindi eh, trovare una sua identità, trovare, sì, la sua identità che è molto eh, discussa, l'identità di Chiusi, perché è, ovviamente da, cioè, discende dagli etruschi e quindi ha un'identità etrusca. Ha un'identità eh, collegata diciamo, alla nascita del cristianesimo e quindi noi siamo a, no a nord di Roma, l'unica città in cui possiede due catacombe, Santa Mostiola e Santa Caterina. Quindi mm. c'è l'idea del mistico, quindi gli etruschi, la chiusi mistica sostanzialmente etrusco e, e percorsi religiosi. Questo secondo noi potrebbe essere eh, un buon mix, però manca secondo noi la un, diciamo, un ingrediente in più. E noi crediamo che gli etruschi a quel tempo amavano una parola e si chiamava benessere. Noi dobbiamo eh, ripercorrere quell'elemento, cioè sviluppare il significato del benessere. E siccome abbiamo un benessere da sviluppare in termini culturali: abbiamo una città ricca di un patrimonio enorme, tre musei certo. eh, collegati in 100 metri l'un dall'altro. Abbiamo le nostre tombe, abbiamo chiusi le catacombe, i chiusi sotterranei. Quindi abbiamo un patrimonio archeologico importantissimo, storico e culturale. Um, abbiamo un benessere paesaggistico noi sviluppiamo un panorama un amico sa che mi ha detto durante il mio mandato in quest'anno qua uh, avevo appena, avevamo appena sistemato una piazzetta era un amico che non abita a chiusi abita sì. a milano e ho detto guarda vieni ti faccio vedere che bel posto dove ci si affaccia È e la esatto ci si affacciava però sul lago di chiusi era una piazza Cesare Battisti a chiusi città e guardando questo panorama, ho detto: Peccato, noi non ci si rende conto della bellezza vivendola, della bellezza che abbiamo. E lui mi risponde: Lo sai perché non ti rendi conto della bellezza del panorama? Perché sei il panorama, quindi, noi quell'elemento va valorizzato maggiormente in termini, in termini di promozione e di attrazione. E poi c'è la carta che vogliamo giocare: il benessere enogastronomico perché gli etruschi amavano stare bene. Amavano anche mangiare bene, avevano bisogno di una bellezza del territorio, avevano bisogno di una bellezza dell'arte, della cultura e dell'archeologia, come, dell come eh, ovviamente possiamo avere, però amavano anche stare bene. Quindi l'idea è provare nel 2018 a coniugare tutto mettendo anche. Una piccola, un piccolo ingrediente, la città del gusto. Ci immaginiamo. Ecco come faremo un ragionamento molto serio con i nostri eh, rappresentanti diciamo, del mondo della ristorazione, dell'enogastronomia e capire come possiamo strutturare qualche. Eh, unire questa eh, particolarità insieme a una valorizzazione e promozione di tutta l'area. Ecco, siamo partiti praticamente con il botto perché siamo partiti da quello che è lo slancio turistico e il modo di eh, voler maggiormente dare eh, valore alla cittadina eh, di, eh, di Chiusi e eh, senza dimenticarci del contesto appunto dell'Unione dei Comuni del quali Chiusi fa parte. Ehm, siamo all'inizio del mandato, abbiamo detto, però sono state gettate le basi. Allora le chiedo eh, è soddisfatto del percorso fin qui intrapreso? C'è qualcosa che insomma ci sfugge, non, non, non è stato possibile? Realizzarlo nel 2017 o siamo in linea con il tabellino di marcia? Allora un sindaco che si rispetti non è mai contento <ride> e quindi non dobbiamo mai, nonostante ci sono ovviamente dei risultati importanti raggiunti, questo non lo vogliamo nascondere, non ce lo diciamo per piaggeria, però insomma ci diciamo ci stiamo provando a contraddistinguere della politica del fare, del realizzare le cose, della concretezza. Eh, abbiamo fatto molto è vero, però ancora c'è tanto da fare, quindi ehm, ogni risultato raggiunto era una promessa fatta e quindi quando si mantengono le promesse c'è sempre motivo di soddisfazione, però dobbiamo ancora fare di più. Ci sono alcuni quartieri della nostra città che hanno bisogno di una risposta, c'è un po' di tempo ancora per diciamo, individuare i percorsi giusti, però penso per esempio sono due realtà a Rione Carducci e a Pozzarelli che dobbiamo dare delle risposte, quindi nel 2018 vorrei provare a concentrarmi per dare delle risposte in termini manutentivi. Eh. Quindi non sono grandi opere, però insomma mh, entrambe cubano circa 150.000 euro, abbiamo già fatto dei, diciamo, dei computi metrici, abbiamo già fatto delle verifiche sopralluoghi, abbiamo stimato il lavoro, stiamo facendo le pratiche, però insomma lì c'è eh, un problema legato a Rione Carducci su una fognatura, a Pozzarelli su una riqualificazione dell'area, eh, sarebbe la zona sopra l'Agip in pratica per chi ha chiusi E quindi quelle due aree trovare, vorremmo trovare una risposta nel 2018 per poterle sistemare perché. Io appartengo alla logica del fatto che vanno bene le grandi opere ed è giusto che si facciano come le stiamo facendo. Stiamo facendo il palazzetto, la Via Oslavia, le rotatorie, sono, sono partite tante opere pubbliche, grandi, di grande importanza. Però ehm, quello è un aspetto e non dobbiamo mai pensare, lo, di lo dico soprattutto a me stesso, ma anche a chi mi sta vicino, il, il, il fatto che sia partita una grande opera sia motivo eh, di soddisfazione. Mm, lo è per un aspetto. Ma poi i cittadini chiedono comunque anche altre cose, bisogna stare attenti all'illuminazione pubblica, bisogna stare attenti alle strade, alle fogne e quindi dobbiamo fare anche le piccole cose, perché se non facciamo le piccole cose magari troviamo gratificazione nella grande opinione, però poi dopo nel piccolo rimangono delle cose in sospeso. Quindi nel 2018 vorremmo dare queste piccole risposte sui vari quartieri, nel frattempo continuare una bella progettazione. E... Qual è il primo progetto che vorrebbe vedere partire? Allora, il primo progetto che vorrei vedere partire, vorrei ristrutturare i lavatoi di chiusi città. Questo lo dico con ambizione, però sono convinto che può essere il primo progetto che facciamo partire nel 2018. Ancora mancano delle variabili importanti, abbiamo richiesto un finanziamento al Ministero, al Cipe, eh, siamo in attesa di un intervento da 490 mila euro, però è, la porta è una delle porte d'ingresso di chiusi città Qualche anno fa con la sindacatura di Stefano Scaramelli abbiamo fatto il parcheggio di Via Lavinia, 610 mila euro di opere, l'abbiamo ristrutturato tutto, un parcheggio bello, importante e anche direi imponente, eh, però lì manca ancora da ecco. completare. Quindi i lavatoi che hanno rappresentato la vecchia, una, cioè, un trascorso importante per la città di Chiusi, ecco io vorrei che nel 2018 il primo progetto che eh, mettiamo a bando di gara fosse proprio un progetto per il centro storico, e il centro storico ha due bisogni: ha due necessità. Il parco dei forti che ha bisogno di una riqualificazione mm -hmm. e, stiamo, e daremo l'incarico per la progettazione a un architetto qualificato. E poi vorrei ecco, coronare questo sogno di far partire velocemente questo cantiere nella speranza di individuare le, le risorse. Siamo già a un buon punto perché abbiamo una progettazione avanzata, la okay. eh, sovrintendenza ha già dato parere favorevole. Ecco, ora manca più di chiudere la progettazione, trasformarlo in progetto esecutivo, individuare le risorse e far partire il cantiere. Può essere una promessa e una sfida. E questo è importante. Allora, eh, l'opera invece, o l'opera o comunque l'intervento più significativo che come amministratore, come sindaco ha compiuto per il 2017, ha chiusi, quale lo potrebbe definire? Mm, allora, diciamo delle opere... Più di una. Allora, no, allora non vorrei peccare di presunzione, <ride> però l'opera, diciamo che abbiamo inaugurato e quindi iniziato e completato nel 2017 è senza dubbio la strada di Santa Caterina a Poggio Gallina. Questa è un'opera che può valere un segno di menzione perché l'abbiamo progettata, l'abbiamo appaltata, l'abbiamo eh, realizzata e collaudata e quindi è un'opera che vale la pena raccontare, era un intervento da 400 mila euro importante, ha avuto la possibilità di essere sbloccata eh, a seguito della cambiamento Del patto di stabilità da parte del governo, avevamo i soldi che già in cassa, per cui avevamo solo necessità di avere lo spazio finanziario. Abbiamo trovato quello spazio, sono partiti i lavori, un bel lavoro. Hanno riqualificato queste opere, hanno riqualificato tutto il quartiere. Con l'avanzo che abbiamo avuto con il ribasso d'asta, siamo andati a completare anche lì una promessa che avevamo fatto, una nuova viabilità, un senso di viabilità in via Poggio Gallina, via 4 Novembre, sostanzialmente via. Eh, Montelunghino, abbiamo sistemato abbiamo fatto dei dossi in asfalto per rallentare la velocità, abbiamo cambiato sensi Unici e poi abbiamo fatto un nuovo asfalto da, su tutta la strada di Poggio Gallina quindi Santa Caterina ha avuto la sua strada che è il primo accesso o meglio è il primo stralcio di quello che può diventare il secondo accesso a chiusi città perché da lì possiamo congiungerci in via Lenin e poi arrivare al centro storico eh, e quindi rappresenta due eh, diciamo il primo di aver riqualificato il quartiere, il secondo di aver costruito le basi per poter poi continuare a immaginare il secondo accesso a chiusi. Quindi direi che questa è un'opera, ovviamente. Poi c'è il palazzetto dello sport che siamo in fase di costruzione. Però di quello ne vorrei. Eh, lo vorrei vantare quando è finito. Ecco, ecco perché pelle. la pelle dell'orso si vende quando si è battuto come <ride> si dice. No? E quindi arriviamo alla fine e poi si vende. Io non sono un vero politico, come si dice. No? Sono un geometra, ho una deformazione professionale e so che quando parto in cantiere. Ci possono essere tante cose. Può succedere certo. di tutto, quindi non si vanta il cantiere in fase di esecuzione, lo si vanta come in questo come in il caso di Santa quando i lavori sono finiti. Ha risultato raggiunto. Sì. Bilancio di previsione 2018: il comune di Chiusi è, lo ha già approvato, siamo addirittura. In insomma, ci saranno delle novità eh, importanti per i cittadini? Bah, senti, le novità più importanti lo stiamo predisponendo, il bilancio 2018, stiamo attendendo diciamo, alcuni dati che ci consentiranno di, di confezionare un buon bilancio, quello che ci dobbiamo aspettare è che sicuramente non ci avremo nessun aumento delle nostre tariffe, uh -huh. questa è una, ormai una diciamo, condizione che ci rappresenta da qualche anno, uh, questo non è un dato scontato perché quando si parla di nido quando si parla di trasporti, quando si parla di mensa, quando si parla di anziani, quando si parla eh, di scuola, sono tutte cose che, eh, e tutti aspetti che interessano la vita quotidiana di ogni famiglia. Quindi da qualche anno noi abbiamo fatto una scelta, stiamo facendo magari a meno su altri settori, però non vogliamo aumentare nessun costo alle nostre famiglie. Questo perché nel, eh, ci sta secondo noi una lettura. È eh, importante che quella nel periodo in cui abbiamo attraversato di crisi e ancora nei nostri territori ancora si sente, nonostante i parametri generali e nazionali stanno indicando una crescita, però noi ancora nei territori stiamo, stiamo faticando. Ecco, noi diciamo che in questa fase è bene che le pubbliche amministrazioni mettano in campo ogni elemento di sostegno alle famiglie. Quindi, aver bloccato per alcuni anni l'aumento della, del, diciamo, della materia prima eh, e non, ricava, e non eh, metterla a costo delle famiglie, per noi è stato un segnale diciamo, di vicinanza. Quindi, il bilancio 2018 questo conterrà, e poi vediamo perché stiamo completando una importante. L'area del centro Carni ha avuto esito positivo, quindi siamo nella fase dell'assegnazione provvisoria. Entro gennaio o al massimo febbraio sarà stipulato l'atto di vendita. Sta arrivando una grande azienda che è ACEA, quindi una grande azienda municipalizzata di cui il 51% è proprietario del comune di Roma. Dove porterà grandi investimenti, si parla di 28 milioni di euro di investimenti, quindi ci saranno 20 posti di lavoro nuovi per questo territorio. Insomma, ovviamente, questa alienazione comporterà l'inserimento in bilancio di alcune risorse. E io penso e spero faremo un ragionamento importante con la coalizione politica che ci sostiene. Vediamo che stanno arrivando quindi grandi investimenti. Noi dobbiamo essere seri però in questa fase, perché quando arrivano tanti soldi anche nelle casse del comune, non dobbiamo sbilanciarci più di tanto, dobbiamo essere prudenti dal punto di vista finanziario e contabile. È vero che le reinvestiremo in opere pubbliche, ma è anche vero. Che insomma il bilancio del Comune Chiusi, che è un bilancio in ottima salute, ha al suo attivo anche diverse posizioni in termini di mutui. Quindi, non sarebbe male, per esempio, che il mutuo dello stadio venisse estinto. Il mutuo dello stadio a Chiusi è famoso, eh, famigerato direi, da quando fu acceso e eh, corrisponde a una rata importante durante l'anno. Allora se noi mettessimo in estinzione quel mutuo potremmo anche pensare eh, di aver risaldato e solidificato ancora di più il nostro bilancio. Il bilancio è il cuore di una città. Certo. Se non vogliamo bene al bilancio non vogliamo bene alla città, quindi forse meglio un lavoro pubblico in meno, tanto le stiamo facendo molti piuttosto che eh, no, alimentare qualche ulteriore tensione e quindi andare a ridurre. Questo potrebbe essere una base di ragionamento che però vorremmo condividere ovviamente con i partiti che ci sostengono. Un flash sulla sicurezza perché eh, il comune della città di Chiusi è uno dei primi ad, ad aver approvato un progetto importante e particolare anche grazie al contributo che è stato intercettato anche dalla vostra amministrazione proprio per l'installazione di eh, telecamere per la sicurezza. Ah, questo è veramente un bel progetto, questo è vero. Eh... Un eh, po' proprio notizia fresca di questi giorni, Insomma, abbiamo ottenuto un finanziamento di 15.000 euro dalla regione toscana al quale abbiamo aggiunto 25.000 euro di risorse per, del bilancio comunale per il completamento del primo lotto, sono 40.000 euro che corrispondono a 30 telecamere e 10 punti eh, video sorvegliati in tutta la città, punti salienti come l'uscita eh, del Casello autostradale o come l'incrocio dei quattro poderi a Montallese. Eh, come i parchi pubblici, per esempio Parco De Forti, Parco della Rimembranza e Piazza 26 Giugno, e come gli accessi principali a chiusi città e chiusi scalo. Insomma, c'è l'idea ovviamente che la sicurezza abbia innanzitutto sia sd sdoganata dalla politica. Tutti si Sperticano nel dire la sicurezza di destra o la sicurezza di sinistra, non c'entra proprio nulla, la sicurezza dei cittadini, punto. Ed è un diritto che devono avere. e Quindi quello che può fare un'amministrazione per garantire un maggior grado di sicurezza lo deve fare. Deve fare lo deve fare perché insomma, tutti noi andiamo e vogliamo vivere con i nostri figli senza che ci siano particolari questioni che possano mettere a rischio la sicurezza. È vero che nel nostro territorio fenomeni. Di, eh, diciamo, gravi di insicurezza non si verificano, però ci sono piccoli episodi di microcriminalità, soprattutto di danneggiamento dei, nei luoghi pubblici, insomma cioè, che disturbano un po' quel quieto vivere che una, ogni comunità merita. E quindi abbiamo messo in campo questo progetto e in più l'abbiamo integrato. E questa è una cosa che a me piace moltissimo: ci sono, credo, 5 punti in cui rileviamo anche le targhe. Le targhe che hanno diciamo, una duplice valenza, quello di controllare il veicolo se è in regola con il pagamento eh, diciamo, dell'assicurazione o con la revisione, e, ma l'altro è quello di verificare se il veicolo è rubato oppure no. E quindi questo crediamo Bene. che sia una verifica importante nella nostra città. È evidente che però noi dobbiamo vincere anche una sfida mentale e su questo poi ti ripassiamo all'altra domanda. La sfida è che investire soldi in sicurezza non significa però non investire soldi in cultura o nella storia della propria città. Il bilancio del 2018 ovviamente corrisponderà a quanto abbiamo detto, quindi investiremo queste risorse in sì. sicurezza, però investiremo anche 30.000 euro in cultura. E quindi un po' quel modo di dire tanto si investe in cultura quanto in sicurezza. Noi investiremo dei soldi per, fare, eh, diciamo per rinnovare eh, il il, la quota di partecipazione uh -huh. al piano turistico dell'Unione dei Comuni per 17.500 e poi investiremo ulteriori risorse eh, per circa 12.000 euro eh, per finanziare il, la, il progetto dei bus turistici che sposteranno sostanzialmente i in turisti al giro per, di tutta la Val di Chiana, o meglio, con i sette comuni che hanno aderito. E quindi per noi significa aggiungere ulteriori 12.000 euro, ma lo, lo facciamo volentieri adesso. Da un lato abbiamo investito 25.000 euro di risorse per la sicurezza, dall'altro investiamo 29.000 euro per la valorizzazione della storia e del, della promozione della nostra città. Quindi entrambe le cose sono importanti per i nostri cittadini, ma mai eh, concentrarsi solo su una. Se si vuole investire sulla sicurezza, si investe anche sulla promozione turistica. E questo è importante. Riallacciandoci a, a questa chiusura, facciamo vedere allora Chiusi in forma, ah, la nuova veste con eccolo. I Love Chiusi. Questo ecco, Un nuovo è quello. È il nuovo brand. È il nuovo brand perché durante la campagna elettorale, in tanti abbiamo detto che una delle prime battaglie da fare, le prime sfide da vincere era quello di innamorarci per primi noi della nostra città e poi far innamorare i cittadini della loro città e quindi I Love Chiusi è il... L'hashtag che spesso lanciamo nei nostri comunicati stampa quando facciamo, eh, le... comunichiamo ai nostri cittadini cosa facciamo, e la, quest'anno l'abbiamo voluto dedicare alla prima copertina del Chiusi in Forma. Il Chiusi in Forma, che è una, diciamo, un giornalino eh, che eh, informa i nostri cittadini dell'azione della giunta comunale, eh, quest'anno è stato rivisitato non solo nella. Eh, non solo nel, nella, veste grafica, nella veste grafica anche che nella quindi, sostanza mi pare nel, che... en, anche nella sostanza perché racconta un anno e abbiamo voluto cambiare un po' questa eh, nostra tradizione, prima di chiusi in forma uscivano due volte all'anno ogni sei mesi eh, però mi lasciava un po' ecco, mh, ho preferito eh, pensare che ai nostri cittadini la comunicazione si fa una sola volta e a fine anno mm -hmm. ed è una bella sfida perché arrivi al primo di dicembre che dici ok Facciamoci si informa, ed è un, uh, un escursus su quello che abbiamo fatto, e quindi è una sorta di esame. Quanto certo. abbiamo lavorato e come abbiamo lavorato, il come lo diranno i cittadini, il quanto provvedente. Proviamo... Come stimolo per ripartire, serve no? anche come stimolo per ripartire e serve anche per dire va bene. Questa diciamo la tradizione della giunta a Bettolini sarà quella che metteremo il chiusi in forno una volta all'anno a fine anno ed è una sorta ecco, di esame che ci facciamo e che poi comunichiamo ai nostri cittadini. Bella. questo è una bella cosa. Noi riteniamo una bella cosa. C'è già qualche critica, qualcuno dice troppe foto del sindaco, <ride> eh, però eh, cioè, a chi lo dice io rispondo col sorriso. Mi fa piacere che dicono c'è troppe foto del sindaco, semplicemente Puoi perché. Che ha fatto tanto il, eh? non solo, ma il sindaco fa questo di mestiere a tempo pieno ed è evidente che in tutti gli eventi, in tutte le eh, organi, diciamo in tutti i lavori, in tutte le opere il sindaco è presente. È la foto principale, è giusto che, è giusto che ci sia, insomma, altrimenti eh sì, insomma, non sarebbe così. Non sarebbe Iuri Bettollini. A proposito di foto, abbiamo chiesto a Iuri Bettollini <coughs> se c'è una foto alla quale è particolarmente affezionato di questo di questo anno, di questo 2017. Ha detto per la, per la verità che ce ne sono molte, ma una ne ha scelta. Ed è questa qua. Ecco, questa è bellissima. La foto è eh, scattata di recente. Eh, vediamo Don Antonio, vediamo l'assessore al sociale Sara Marchini, vediamo eh, il proprietario del forno insieme alla sua collega del forno Marini ad Amatrice. Questa è una foto molto bella, io ho in mano una delibera della giunta comunale nel quale la delibera ha sancito l'affidamento diciamo, di un contributo al forno marini di 4.080 euro, utilizzando ovviamente le somme arrivate per la beneficenza dai nostri concittadini con i quali hanno voluto sostenere delle azioni mirate al popolo di Amatrice, orrendamente colpito da quel brutto sisma dello scorso anno. Forno Marini Science 1955, ovvero nasce nel 1955 completamente distrutto eh, dal sisma che si parlava e mh, trova la forza di riaprire la sua attività lo, nel nuovo centro commerciale che è stato pubblicizzato mm -hmm. nei grandi media e mh, riapre con la sua famiglia, riapre con molta difficoltà, però con riapre e riapre con un pezzo di aiuto di Chiusi perché questo aiuto arriva ecco c'è cioè Don Antonio perché ha ehm, è riuscito a mettere insieme un'azione di eh, beneficenza tra la parrocchia e il, ehm, i commercianti di Chiusi Scalo quindi a Don Antonio va il nostro ovviamente, grazie e merito per essere riuscito a trovare la somma mancante noi abbiamo aggiunto diciamo, la parte a saldo quindi 4.080 euro e il forno Marini porterà un pezzo di Chiusi con sé è importante, quindi per ripartire, insomma sì, un segnale importante sì. per ripartire. Siamo in chiusura, si riposerà in questi, in questi giorni, almeno qualche ora anche Iuri eh, Bettolini, e allora come ama riposarsi? Allora, come <ride> bella domanda. Come ci si distrae? Perché fermo sarà impossibile. No, ma ci proviamo, dai, abbiamo qualche piccolo impegno così di di, di, diciamo di giunta di rifinitura, come si dice noi. Di routine, di routine <ride> facciamo l'ultima giunta dell'anno per le pratiche che sono rimaste in sospeso. Poi fino alla Befana ci godremo la famiglia. E la passione mia principale, che è la caccia. La caccia e quindi al cigliare <ride> Quest'anno sto andando particolarmente male beh. per il sottoscritto ah, <ride> perché non sono concentrato e non, non mi va bene come vorrei, per cui sono un po' stanco. Eh, però va bene, l'importante è importante ritrovare un po' di amici che vedo sempre più di rado, però, quella rimane la mia, il mio vizio e la mia passione. Quindi bene. ci riposiamo. La famiglia prima di tutto, perché questo anno è un anno in cui. Um, in comune non ci siamo risparmiati, mai 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 mai, uh, abbiamo tirato troppo la corda come si dice in casa quindi la famiglia merita ogni attenzione, ogni dovere e Certo, tutto l'anno <ride> Tutto l'anno, poi spero nella comprensione nell'anno de, 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 perché insomma diventa Il lavoro di coppia fondamentale esatto, questo esatto allora, siamo in chiusura, Telidea fa gli auguri al sindaco Iori Bettollini e gli lasciamo lo spazio per farli anche ai suoi concittadini. Intanto ah, grazie, grazie a voi per questa bellissima opportunità perché condividere ecco, in maniera veloce anche un anno di lavoro è comunque importante, non semplice ma importante e quindi merito a voi di questo importante lavoro che fate, quindi i primi auguri sono per voi, per mm -hmm. il vostro lavoro e per la... Eh, diciamo sempre trasparenza dell'informazione che vi contraddistingue, quindi grazie per tutto quello che avete fatto nel 2017 perché anche per noi sindaci poter avere la possibilità di raccontare le cose che facciamo senza di voi diventa molto difficile, mm -hmm. quindi complimenti per tutto quello che avete fatto nel, nel 2017 e tanti auguri per il 2018. Ai nostri, ai nostri cittadini diciamo eh, tanti auguri ovviamente che sia un 2018 all'insegna dell'amore della speranza e anche della fiducia. Abbiamo bisogno di ritrovare fiducia tra di noi e un, lo sa che la lascio con questo. Eh, negli auguri mh, mi piacerebbe ricordare un impegno che dovremmo assumere. C'è eh, molti di noi che pensano che è molto più difficile dire una cosa gentile piuttosto che una cosa intelligente. Oggi è molto più difficile dire una cosa gentile che una cosa intelligente, ma se noi apriamo il cuore alla gentilezza al sorriso, all'abbraccio, all'ascolto dell'altro, di vedere l'altro non come un nemico, ma come un'opportunità, come un portatore sano di un interesse, probabilmente l'azione di tutti noi nelle nostre città sarebbe molto molto più facile. Quindi il 2018 che porti con noi tanta gentilezza, che porti con noi il rispetto dell'uno dell'altro e vedrete che le nostre città tutte avranno veramente un percorso sempre migliore e di crescita. Quindi un buon 2018 a tutti quanti i nostri concittadini di chiusi e poi vorrei ringraziare di cuore e con forza tutte le persone che mi hanno sostenuto, tutte le persone che hanno collaborato con me, dagli assessori al gruppo di maggioranza e tutti i cittadini che ogni giorno ci fanno sentire il loro calore e ci danno il loro spone ad andare avanti. Buon 2018 a tutti voi. E allora auguri al sindaco Bettolini, grazie. Grazie a voi.